Buona giornata cristiana e buona giornata a tutti da Psiche Dintorni, versione Home Edition. Buona giornata Elena, io sono contenta di affrontare questo argomento, cioè come ci aspettiamo di poter tornare alla vita reale. Ogni volta che Conte parla, insomma, dentro di noi vorremmo dicesse: è passata, andate, divertitevi, fate tutto quello che volete. Invece purtroppo non è così. Ma anche quando arriverà l'ipotetico via libera, gli italiani come si comporteranno? Ecco, e su questo ci sono dei segnali che arrivano da un sondaggio che ha fatto un quotidiano locale, Sì, nazionale, scusate. il sondaggio, diciamo, che cosa porta? Porta che le persone, cosa evidenzia? Che alcune avranno paura sempre di ammalarsi e quindi con difficoltà torneranno alla vita normale. Altri invece hanno paura di tornare alla vita frenetica di prima, perché tutti noi avevamo magari minuti contati, quindi pochissimo tempo per noi, ora il tempo si è dilatato. Quindi come farò a tornare alla vita normale ora che tra l'altro mi sono un po' rallentato? E poi invece la paura che proprio la vita normale non torni più, perché uno dei problemi qual è? Che in 2 mesi la nostra vita si è completamente stravolta. Cioè, se io penso a delle cose che facevo tipo il 28, 27 di febbraio, mi sembra di averle fatte, non lo so, 3 anni o 4 anni fa, no? Cioè, la vita è completamente sconvolta, e è sconvolta in un modo veramente veloce, veramente frenetico. Alcune ipotesi sono che le persone piano piano ritorneranno a essere vicini, quindi a fidarsi dell'altro. Altre ipotesi invece che ci sia proprio una fatica a riappropriarsi della vicinanza, no? Mi viene in mente le situazioni che andavamo al bar, a parte che non si potrà fare una questione di metri e via dicendo, ma le persone come affronteranno il fatto che magari hanno delle persone accanto che stanno bevendosi il suo caffè? Senti, ma questo dipenderà un po' anche da qual è il carattere della persona, cioè quello che comunque degli altri ha sempre avuto un certo timore, continuerà o sarà anche più accentuato. Chi invece è un animale sociale, vorrà tornare a frequentare amici, a conoscere persone. Chi è fissato con le malattie, mamma mia, andrà a giro spruzzando la mucchina addosso a chi incontra. Sì, anche per, il problema però è che quando queste 3 persone diverse si incontreranno nel solito posto, come lo vivranno? Perché quello che ha paura del virus e si spruzza la mucchina e quasi se la berrebbe, cosa che non va fatta assolutamente, a quel punto non potrà stare accanto a quello che magari in quel momento ti stacca la testa e parla, ride e scherza come se niente fosse, no? Cioè, sarà una convivenza un po' complicata e questo è uno delle cose più difficili, no? Da immaginarci. La cosa che mi viene in mente è fare lo step by step, no? Cioè, innanzitutto vedere come riusciamo a stare fuori e poi anche il ritornare in quei posti che tendenzialmente sono legate alla socialità, i ristoranti, i bar, i teatri, i cinema, i concerti, no? Noi l'abbiamo lasciato in un certo modo. Come le ritroveremo? Perché andare al bar non sarà come ci andavamo a febbraio, quindi sarà sicuramente una situazione diversa, quindi andrà un po' capito e prese un po' le misure in questa nuova situazione, che speriamo tutti duri il meno possibile. Però un po' durerà. Secondo me un punto positivo a nostro favore per chi abita in zone come le nostre è che le regole di anticontagio così puoi dire, si mettono, sono più idonee più per i grandi centri, no? Nel nostro caso probabilmente sarà più facile tornare a una vita pseudonormale sempre mantenendo la sicurezza. Un conto è farla a Milano, un conto è farla a Siena, un conto è farla a Buconvento. Cioè, quindi cioè, siamo avvantaggiati essendo dei piccoli centri. E quindi forse riusciremo a vivere una situazione più normale. Ok, e poi se mi posso permettere aggiungerei di insomma osservare il prossimo con un po' di benevolenza e non
con pronto a sparare in senso metaforico, perché magari ha la mascherina non proprio sopra il naso ma leggermente sotto, o perché non indossa i guanti, ecco. Magari uno può far presente queste cose, ma senza aggredire, come purtroppo in alcuni casi è capitato in questo giorno. Ma questo è un argomento di cui parleremo prossimamente in un'altra puntata. Invece adesso, per concludere, a livello psicologico, come ci possiamo preparare a quando ci daranno il via libera? Diciamo, come dicevo prima, un po' il provare a prendersi un po' delle misure, no? Perché ora siamo passati da vivere una vita normale a una vita in cui siamo chiusi in casa e tutto è dannoso, a il provare a tornare a vivere come prima. Il prima ora non esiste, perché non è possibile. Prendiamoci delle misure, cioè proviamo passo passo a vedere in quali situazioni ci sentiamo più a comfort, più confortevoli, no? E quindi vediamo un po' come stiamo nei bar, come staremo via nei bar, nei ristoranti, nei luoghi con altre persone, perché ripeto, in 2 mesi purtroppo, come dicevi giustamente te, ci hanno fatto vedere che l'altro potrebbe essere colui che contagia. Ecco, l'altro è il nemico, e quindi purtroppo è uno dei motivi per cui non siamo più empatici. Quindi forse bisogna proprio rifare step by step per imparare a stare bene con l'altro, e quindi prendere le nuove misure. Però allo stesso tempo bisogna ritornare a essere un po' più empatici nei confronti delle persone che ci stanno attorno. Alla prossima puntata, ciao a tutti!